Un testimonial speciale, voce storica degli amanti del calcio e della nazionale azzurra, ha contribuito nel rendere elogio al nuovo corso della Triestina, augurandole ogni bene per il percorso che sta per incominciare. Bruno Pizzul, dalla sua Cormons, in compagnia dell'amministratore delegato del club Rosso Labardato, Mauro Milanese, ha detto la sua riguardo il rapporto tra quel blasone della Triestina riconosciuto in giro per l'Italia e lo storico degli ultimi anni, che ha visto la società sprofondare dentro un baratro fatto di fallimenti e malumori. Confortato dalla presenza di Mauro, che è il punto di riferimento, no, di questa nuova Triestina, che viene da un periodo decisamente travagliato, la speranza è che possano arrivare dei tempi un pochino più tranquilli. So che per Mauro e tutti gli altri non sarà facile, so che abbiamo dei sostegni che arrivano anche da lontano, no, per quello che possono valere. Ma lo dicevo prima anche a Mauro, andando in giro per l'Italia si sente quanto amore c'è per la Triestina. Tutti chiedono la Triestina, come mai non riemerge, via dicendo. La situazione non è semplice, non è facile, Mauro, però io mi auguro davvero che la Triestina possa tornare a navigare in zone del calcio italiano che siano più consone alla sua grandissima tradizione. Io che sono di Cormons, siete venuti a farmi visita qua e vi ringrazio, da ragazzino vi raccontavo che qui noi giovani eravamo tutti per la Triestina come punto di riferimento, sia per una storia di appartenenza al vecchio impero, ma sia perché la Triestina era davvero la squadra di riferimento, no? Gli ultimi anni sono stati travagliati. Direi ancor prima e più che sotto il profilo dei pochi risultati sportivi, sotto il profilo disastroso della gestione. Quindi tu, Mauro, adesso lì hai un problema di ridare un po' di credibilità, no, al sostegno, fermo restando che non è facile, ma io faccio davvero di cuore gli auguri alla Triestina e la speranza di poter tornare a parlare della grande unione. Auguri. Grazie mille.